La Valle d'Aosta è la regione più piccola e meno popolosa d'Italia. È famosa per la fontina, per le montagne e per i suoi numerosi castelli. Oggi andiamo a visitare il Castello di Saint-Pierre. Il Castello di Saint-Pierre è uno dei castelli più antichi della Val d'Aosta. Viene già citato in un documento del 1191. Si trova a una decina di chilometri da Aosta, molto vicino agli altri castelli visitabili di Sarre, Aimaville e Serieux-de-la-Tour. È arroccato su uno sperone roccioso che domina l'omonimo borgo. Ai piedi del castello si trova la chiesa di Saint-Pierre, ricostruita nel 1872. Tra la chiesa e il castello si trova il campanile romanico risalente al XII secolo. Il primo locale visitabile è la splendida Sala degli Stemmi, in cui sono raffigurati gli stemmi delle famiglie nobili valdostane, oltre a decorazioni, arredi e il camino in pietra. È l'unico ambiente in stile del castello, oltre alla scala chiocciola che vedrete al termine del video. Le altre sale del castello ospitano il Museo Regionale di Scienze Naturali, un susseguirsi di 16 sale disposte su 3 livelli, nei quali vengono illustrate la biodiversità naturalistica e gli ecosistemi della Valle d'Aosta. Passando da un ambiente all'altro del castello si scoprono la fauna, la flora e l'ambiente naturale. Grazie a delle postazioni interattive si trovano notizie, mappe, curiosità e immagini anche su ghiacciai, clima e geologia. In una delle sale è stato creato un bosco con animali imbalsamati, con la riproduzione dei relativi suoni del giorno e della notte. Il museo affianca le attività istituzionali di conservazione e di esposizione dei reperti e divulgazione all'attività di ricerca scientifica svolta nella sua sede operativa di La Salle, con l'ausilio delle moderne biotecnologie a sostegno della conservazione della biodiversità. Alle sale allestite in modo tradizionale si affiancano le sale che ospitano attrezzature multimediali destinate a creare esperienze innovative ed emozionali. Dopo aver raggiunto il terzo piano del castello, per tornare al livello dell'entrata si scende la splendida scala chiocciola in pietra che ha pareti decorate con motivi geometrici in bianco e nero. Finisce così la visita al Castello di Saint-Pierre. Cerca sul canale i video degli altri castelli della Valle d'Aosta.